di piazza debba essere rivalutata da un punto di vista del modo di vivere la piazza, perché essenzialmente quello che manca è l'interazione. Cioè, io sono pienamente d'accordo sul fatto che l'interazione, che sia forzata o meno, è forzata non vissuta come qualcosa di negativo, una forzatura ovviamente spontanea, possa rendere anche più decente, perché a volte è quasi indecente da un punto di vista del fatto della creazione di queste piccole isole di persone totalmente distaccate tra loro. Dal punto di vista anche climatico, come dice, perché climatico? Perché stare la sera, sedersi ad esempio su un muretto come Piazza Magione, vedi la persona, ci scambi qualche parola oggi, qualche parola domani, che magari non è un tuo vicino diretto, comunque si crea, diciamo, quella situazione di amicizia, o comunque quella situazione X che non si crea da altre parti, dove quando inizia la stagione, diciamo a Bologna, la stagione più calda, le persone vanno in riviera o vanno al mare. Spesso in questa piazza avvengono delle interviste di carattere molto diverso dal vostro. E chi le propone non è un videomaker, ma è magari ha una divisa, per cui le persone tendono un po' a evitare di, secondo me, di rilasciare qualche dichiarazione o dare troppa confidenza a chi non conoscono, ma questo in generale. C'è un ragazzo molto famoso qui a Palermo che va girando sul motorino con la radio attaccata al motorino, e dove vuole lui si ferma, mette musica e la gente balla, canta, e si creano questi fenomeni collettivi e condivisi dove ragazzi che non si conoscono iniziano a ballare tra di loro, ci scappa anche l'approccio ovviamente con la ragazza o col ragazzo che piace di più. E la piazza è proprio la piazza dei paesi, è la piazza dove c'è il panificio, la farmacia, dove ci sono i negozi più fondamentali, più importanti di un quartiere. E la piazza vive anche di sera, la cosa è molto bella per me che sono femminuccia e vivo da sola, perché ogni volta che torno a casa, anche la sera tardi, comunque c'è sempre qualcuno per strada, e per me è una cosa molto bella, mi dà molta tranquillità. C'era l'altra volta, ho incontrato una signora in via Belgio per un discorso di un cane, così, e era con il figlio, non piccolo, parliamo di persona adulta, e il figlio parlava e lei a un certo punto dice: finirà tutto, non si può cambiare la mentalità qui se non si estinguono. Beh, quello che mi piacerebbe dire sicuramente è che cioè, non bisogna rimproverare o discriminare o discutere di chi resta o di chi va via. O i giovani che vanno alla ricerca di un futuro lontano da questa città perché sono disfattisti o sono delusi o quant'altro. Io ritengo semplicemente che bisogna accettare nello stesso modo chi vuole investire fuori e chi vuole rimanere. Noi ci ritroviamo in queste piazze, io e i miei amici, mio marito, veniamo spesso senza appuntamento perché per noi è proprio un luogo abituale di ritrovo con gli amici. Magari non è il posto più bello, però hanno tutti i bambini, è una piazza dove bene o male giocano, quindi noi veniamo qua e chi troviamo troviamo. C'è una selezione naturale, nel senso che la pedonalizzazione di via Macheda, per esempio, ha scalzato via tutta una serie di attività che erano fuori dalla pedonalizzazione, e ne ha fatto entrare tutta una serie di altre attività collaterali che stanno da cortina alla pedonalizzazione. Io prima ero da una camera vicino a Politeama, e quando ho trovato una camera qui, già conoscendo la piazza tra Manifesta, ho deciso di venire subito perché mi aveva già piaciuto tanto. Noi nel nostro primo locale, il nostro primo oggetto che abbiamo messo, proprio la prima installazione del nostro locale a Ballarò, è stato una replica dell'insegna di Radio Auto di Peppino Impastato. La cinta si è rotta. C'è il tizio che la mattina gira e tu ti puoi aggiustare una cinta di qua invece di comprartene un'altra. Quindi non è solo un aspetto commerciale. Quando dico genuino, io intendo un aspetto sociale.
bello che io vorrei che si conservasse. Allora, sì, assolutamente la piazza non è di nessuno, per certi purtroppo locali che portano persone che non sono abituate evidentemente a condividere o avere rispetto per le altre cose. È bastato soltanto un campo sportivo per dare spazio a ben 4 diversi quartieri che tra di loro si contrappongono, si sfidano. Molto spesso vengo la domenica mattina, che ci sono quasi tutte le famiglie qua in questa piazza, che socializzano con i cani o chi ha le biciclette con i bambini. È molto bello vedere questa piazza cambiata, che prima non si poteva fare. Ovvero il fatto che originariamente questo posto non fosse una piazza, ma ci fossero delle case che sono state distrutte dalla guerra e che in seguito sia stata sostituita da grandi spazi verdi. Negli anni 80, col risanamento qua di queste zone, c'è stato un altro cambio ancora. Sono venute le persone dalle zone bene, bene il sottoscritto. Alla fine, se si è vicini di casa, a un certo punto, se io vado tutti i giorni a comprare il pane e incontro tutti i giorni quelle persone, in qualche modo una comunità, seppur variegata e disomogenea, si forma. Era divertente il fatto che da lontano dice no, la palla così, la palla così. Tutti quanti hanno partecipato al sollevamento della griglia. Scendendo da casa tu apri, hai questi grandi giardini, c'è la felicità dei tuoi cani, io li scendo senza guinzaglio, è tutto un altro modo di viversela. Legare la griglia a una corda che sarebbe stata tirata su dai balconi. Ecco. Alla costruzione del nodo ha partecipato tutta la piazza. I piatti, tutte queste cose, i giochi hanno messo da te i bambini. Prima non c'era niente qui. Quando sono venuto qui io, quando ero piccolo, qui non c'era né giochi né niente. Persone che abitano qui storicamente erano incuriosite da chi fossimo o cosa stessimo facendo. Mi accettano perché io ho accettato anche loro a un certo punto. E devo dire, da questo punto di vista, mi ritengono uno di loro. In particolar modo Piazza Maggiore potrebbe essere uno specchio tardivo di come si è comportata Palermo fino in questo momento. Ormai siamo abituati, quando ci serve qualcosa, ad andare in un centro commerciale, no? La scarpa si rompe, si butta e si va al centro commerciale perché a 15 euro riesce a trovare un'altra. C'era un odore di l'erba diffusa, che uno pure se non fumava era già fumato di suo. Tutti. Però purtroppo c'è una categoria di ragazzini, venerdì e il sabato sera, che rendono questa piazza veramente invivibile. Anche soli si sta bene, insomma, interagisci anche con il luogo pubblico stesso, perché comunque lo fai tuo, diciamo, la quotidianità. Tra l'altro, avendo vissuto dietro una scrivania per una vita, mi mancava questa cosa qua. L'impressione è che è un posto molto piacevole, così molto, sembra molto rilassato a prima vista. L'altro giorno, ad esempio, in Piazza Sant'Anna c'era un gruppo di signore avanzate d'età. Penso che ci siano alcuni quartieri della città che hanno vissuto con più consapevolezza questo tipo. Quindi io vivevo a Cologno Monzese e devo dire che lo spazio pubblico lì era inesistente. Cioè, la sensazione che ti dà è la sensazione di campagna, di aree sterminate, no? No, non mi va di andare a vivere a Londra, a Parigi, completamente. Per me il borgo è borgo. Per esempio l'operazione di via Macchieda, giusto, scusate. Il Borgo Vecchio, come dicevo, è un paese, ha proprio una sua storia, quindi io sono l'ultima ruota dell'ultimo carro. Ed era un punto di ritrovo da sempre per i giovani palermitani. Palermo è ricca di piazze. Fino a un po' di tempo fa c'erano delle piazze che erano adibite esclusivamente a parcheggio. E me, cioè, quando esco fuori zona mi sento persa, perché per me borgo è casa. Però non c'è più gente come prima. Prima era molto più bello, cioè, per noi. Litigate con tutti, perché io non riesco da stare zitta. Cioè, secondo me
gli argomenti nascono in luoghi diversi dalla piazza. Bisognerebbe proporre queste alternative. Non è male cambiare, ecco. Cambiare è sempre una buona cosa. C'è la ricerca non solo dell'utilità ma del bello. Eravamo tutti assieme, giocavamo tutti assieme. Bastava che eravamo tutti uniti. È Palermo. L'ami e la odino allo stesso tempo. Bisogna fare in modo da far rinascere. È bello, sì, i ricordi, però non puoi vivere nei ricordi. Né? Sì, fare anche guidate. Essere protagonisti della piazza. Si sono messi a cucire la lana tutte insieme. Cioè, sì, ci conosciamo tutti qua. Ci sono delle cose che cambiano e altre che non cambiano. Diciamo, è diventato un luogo commerciale. Ma quella era un'altra Palermo. Però ci si rispetta. Però ci... Io vivo su una piazza. Questo è un bacile. Non lo so. Almeno una volta a settimana vengo. Che bisogna vivere per capirlo. Poi si trasferissero in piazza, quello sicuramente. Quella del ritrovo e della manifestazione. Insomma, a Palermo va molto a quartieri, a zone. Che la diversità della città la fa interessante. Che poi la stagione è bella, qui sono 6 mesi. Ormai questa è la mia città, su questo non c'è dubbio. Io sono venuta a Palermo per vedere Manifesta. Se non si cambiano le persone, come si fa a cambiare la piazza? Non essere costretto ad andare a prendere un tram per andare a un centro commerciale, per esempio. Non sembra un piccolo paese dentro di una città grande. Allora, dopo 4 giorni che mi sono trasferita qua, sono scoppiate 2 macchine davanti al mio portone. Perché quando ci sono le canzoni, cose, ci sono sempre sciate. Quindi non va bene. Piazzetta Bagnasco, tra l'altro, è una piazzetta che conoscono tutti a Palermo. Tutti. Piazza Maglione è il nome che ha preso, perché Piazza Maglione non esisteva prima completamente. È cambiata la piazza, è cambiato anche l'approccio dei giovani verso la piazza. Direi che se io volessi qualcosa alla piazza, vorrei più eventi culturali in piazza, anche piccoli. Ne facciamo, ci teniamo solo cose vecchie o cerchiamo di immaginare anche cose nuove? Come le vede? In un bacile ogni cosa si propaga ad onde, no? Secondo me. Che se Palermo in maniera esponenziale sono aumentati i locali dove si mangia, si beve. Non c'è diciamo il vero e reale protagonismo delle persone che vivono in questo quartiere, non ancora. Prima avevo la vista sulla piazza e quindi insomma ogni tanto i momenti di svago erano anche vedere belle ragazze che passavano. Che la Maciune, che è veramente particolare, non è neanche la calza, è diversa. Essendo così grande, così ampia, fa da braccio, può accogliere tutti e poi allo stesso tempo disgregarli. Dovevo portare al terzo piano una griglia molto pesante. Per portarla su ho dovuto... Perché mi diverte il fatto che io vengo qui, bevo la birra con amici e i miei figli nel frattempo si divertono. I bambini non sono bambini, sono animali, perché è la verità. Io ho combattuto tanto. Il fatto stesso di lamentarsi dell'uno o dell'altro è tempo che sprechiamo a non fare il bene di questa città. In questa piazza sono arrivato io 5 anni fa, non conoscevo questa piazza e diciamo che questa piazza mi sono subito innamorato. Noi ci troviamo in un posto dove fino a 20 anni fa, poco fa ne parlavamo, c'erano ancora le macerie dei bombardamenti. No, io non venivo. Ha da 2 anni che mi sono lasciata, da 2 anni che vengo. Prima so che era una merda, appunto. Per quanto riguarda le prospettive, io credo che la prospettiva a livello di palazzi, di balconate, credo che il centro storico debba rimanere così, perché è quello che appartiene a Palermo. Venire a prendere il caffè qua è una cosa abbastanza consuetudinaria che faccio con vari amici ogni tanto, così per passare quei pomeriggi in cui non si ha voglia di studiare, lavorare o altro. Ma vedere anche, acquisire qualcosa e dare qualcosa, diciamo, anche all'artista, sia di strada, sia del teatro, sia, diciamo, musicale, che possa essere un qualcosa in più per la città. Per cui io per esempio non esco mai in minigonna qua. Per dire, cioè, faccio proprio un esempio stupido.
come non lo faceva mia madre ai tempi di quel vecchietto che aggiustava le cinte del suo paese. C'è questi ragazzi che camminano, poi vedere, entrano là, cominciano a uscire con cose, con cibo, con bevande, Coca-Cola, eccetera, eccetera. Quindi diventa anche una forma di commercio. Diventa. E le persone sono cordiali, assolutamente sì. Poi sotto sotto magari non sono tutti sinceri. C'è molta ipocrisia. È chiaro anche, come se tu vivi in una città pulita avrai più difficoltà a buttare la cicca di sigaretta a terra. Se vivi in una città sporca ti viene automatico prendere la cicca e buttarla a terra. La piazza era la protagonista, anche perché quando c'erano gli ambulanti che qua funzionavano, noi stavamo nei giardini, nei prati, quindi era Piazza Maggione il punto d'incontro. Un po' più grande, tranquillo, non c'è musica da viva assordante, quel locale accanto ce l'ha. Perché un difetto in molti locali è la musica, non è un pregio, è un difetto perché mettono il volume altissimo, perché la gente non, tanto non ascolta. E sicuramente Piazza Maggione è una delle piazze più funzionali, per come è situata, per i tipi di palazzi di cui è circondata, il respiro che ha al suo interno, è grande. Questo cosa ha comportato? Dover spostare da un momento all'altro una massa di gente e da qui la creazione dei famosi CEP, Zen 1, Zen 2. Beh, era detta Piazza Mangione perché erano così tanti coloro che arrostivano all'aria aperta che raramente peraltro venivano gli agenti della polizia municipale per farli sgomberare. È una famiglia, le devo dire, io sono ormai qui da un anno e le devo dire che sono una famiglia graziosa, carinissima, ci si vede ogni giorno, ma anche con le persone del vicinato, dico, si sta benissimo. Chi si siede per farsi lucidare le scarpe, non usa il telefonino, cioè non messaggia, non usa WhatsApp, e quindi si dialoga, proprio materialmente si riscopre il piacere del rapporto interpersonale. I fiori finti, si faceva una bellissima festa di Natale, si faceva al centro della strada, si faceva un tavolo lunghissimo dove si offrivano i panettoni a tutte le persone, tutta questa cosa, ed era una cosa che in quel periodo era una cosa meravigliosa perché un po' univa un po' tutta la gente in quel momento. Sono liberi come animali e se non c'è educazione, non vanno a scuola, non c'è interesse per migliorare, escluso qualcuno per carità. Non è che sono, però per loro il divertimento è distruggere. La piazza era soltanto uno spazio verde abbandonato durante tutti i giorni della settimana in cui veniva un artista, in cui si organizzavano delle cose per gli abitanti del quartiere, e adesso invece si sta vivendo la piazza in una maniera diversa e più trasversale. Mi piace tutto, mi piace anche molto lo spazio che c'è anche per utilizzare biciclette, queste cose un po', questi veicoli più per i bambini, diciamo, c'è spazio per giocare, ci sono anche vari ristoranti dove si mangia bene. Le installazioni dei street artist negli ultimi anni hanno portato degli abbellimenti in quelle strutture vecchie e decadenti, oppure residenti che hanno realizzato dei veri e propri orti urbani, cose che fino a qualche anno fa era inconcepibile, adesso invece chi più o chi meno ne ritroviamo in tutta la città. C'è stato un periodo, abbiamo fatto degli anni che abbiamo fatto per Natale delle manifestazioni qua a carico di tutti i negozianti, e quando l'ho gestita io per 3 anni venne pure Canale 5 qua a filmarci, perché avevamo messo un palco e avevamo fatto venire 5 violinisti del conservatorio e suonavano tutte le musiche sia natalizie che il rondò veneziani, tutte queste cose qua. La mia piazza ideale è quella dove posso scendere, posso interrogarmi, stare con persone, stupirmi in qualche modo della pietra spostata, quello sì. L'evoluzione qua, prima si parcheggiavano le macchine, c'erano i parcheggiatori abusivi,
poi dopodiché fu resa pedonale e questa parte qui erano, c'erano i due marciapiedi ai lati e al centro invece c'erano i parcheggi dei, con i parcheggiatori abusivi che si parcheggiava. Poi fu, è stata fatta isola pedonale, rimase per un primo periodo rimase in questa maniera e poi fu fatto sta pavimentazione però successivamente. La piazza da sempre è stato il momento, il punto di aggregazione per la civiltà, quindi comunque è fondamentale che ci sia aggregazione all'interno di una piazza. Da noi purtroppo questo concetto si è perso ormai da anni. Questa piazzetta fino a qualche anno fa era abbandonata, era oggetto era un rifugio per barboni, per senza tetto, per gente che si ubriacava e bivaccava per strada. Sarebbe bello che le istituzioni avessero un dialogo più diretto con chi è qui, tra noi, in mezzo al popolo, in mezzo alla gente, perché non c'è cosa peggiore di vedere le persone abbandonate a se stesse senza che le istituzioni riescano a interagire con loro. Se avessi una bacchetta magica, forse inventerei una nuova lingua per far dialogare queste due forme. Cioè eravamo, perché noi non lo facevamo. Mio figlio ancora oggi, che vive a Torino, se io dico Corrado entra per favore, entra se dobbiamo caricare, perché noi abbiamo qui l'autorizzazione ad entrare per il carico e scarico, no? Non per il parcheggio, per il carico e scarico. Ma lui non entra Corrado, perché è abituato a Torino, che uno si attiene alle regole in maniera puntuale, non entra nemmeno qua, mi fa arrivare lì sopra a piedi col trolley, per dire. E invece la mentalità prima qual era? Tutte le macchine qua, perché io dico, il palermitano la macchina la vuole sotto il sedere. È un luogo che è stato abbandonato per lungo tempo, ma che è cominciato a rivivere, credo, quasi dal nulla, nel senso che in autonomia e senza grandi, diciamo, interventi comunali o dell'amministrazione, a un certo punto questa piazza dall'abbandono ha cominciato a rivivere. Le mille funzioni che può avere questo posto sicuramente aiuta a non farla sembrare un essere alieno alla città, ma interno. Ma che ho sei tanto da porzionare?